Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione di In Comune, nata dalla sinergia dell'amministrazione comunale di Montevarchi e Valdarno Channel. Continua il nostro viaggio nell'associazionismo valdarnese, questa volta tocchiamo una stella. Sì, non è una battuta, Aldebaran infatti è un'associazione che prende il nome appunto da una stella e che si occupa di persone che hanno qualche disagio mentale. Tantissimi gli eventi, gli appuntamenti che l'associazione organizza, anche in futuro vedrete ci saranno delle novità. Noi andiamo immediatamente a capire che cos'è questa associazione e poi successivamente a analizzare tutti gli appuntamenti futuri. Il Castello degli Specchi è un nuovo spettacolo presentato dalla compagnia Giocarelloni, che fa parte dell'associazione Aldebaran, è in forma di percorso teatrale, è rivolto soprattutto ai bambini della scuola per l'infanzia e come ogni anno il Comune, già dal 2007, il Comune di Montevarchi finanzia questa manifestazione che è un progetto di integrazione poi dell'associazione, un'integrazione poi concreta dell'associazione. Le prossime iniziative sono comunque portare avanti i vari corsi di teatro che l'associazione fa, il corso di pittura, è previsto poi un progetto insieme alle scuole medie superiori, l'Istituto Psicopedagogico di San Giovanni e spettacoli, mostre. E Aldebaran è nata insieme al Dipartimento Salute Mentale del Valdarno e da diversi anni, da circa dal 2005. E lo scopo per cui è nata è per migliorare, diciamo, l'inclusione sociale delle persone in carico al distretto di salute mentale, alle persone svantaggiate. E per fare questo, ecco, le attività che l'associazione svolge sono l'attività teatrale che dal 2007 si rivolge a un percorso dei bambini delle scuole materne. Poi nel 2011 sono stati riadattati anche degli spettacoli per le persone anziane e sono stati fatti anche nel comune di Arezzo. Ecco, poi un'altra attività è quella dell'atelier di pittura, che sono state fatte varie mostre anche a Arezzo e nel Valdarno, e poi l'atelier di pittura dà una mano per gli addobbi che vengono fatti alla Coop di Terranova. Ecco, poi l'associazione si è fatta promotrice anche di un gruppo di autoaiuto per i genitori e familiari di persone che hanno un disagio mentale, che sono magari dipendenti dal servizio di igiene mentale. Ecco, questo gruppo di autoaiuto si chiama Parliamone Insieme e si ritrova quindicinalmente nella sede dell'associazione a Montevarchi, che è in via Ammiraglio Burzagli, presso la Casa del Popolo. Quello che noi, diciamo, si vuole migliorare anche questa integrazione con le altre associazioni, perché di questi problemi, del disagio mentale, se ne parla poco. Ecco, si vorrebbe sempre più interfacciarsi con le altre associazioni e in particolar modo anche con la scuola, che si ringrazia in maniera particolare perché hanno permesso anche questi spettacoli teatrali. Ecco, si vorrebbe anche come interfacciarsi sempre di più anche con le istituzioni,
è questo uno dei motivi per cui anche è nata l'associazione Aldebaran. Allora, per contattarci troverete tutti i recapiti telefonici alla Casa del Popolo in via Burzagli 54, lì ci sono tutti i recapiti telefonici delle persone che fanno parte dell'associazione. Ed il nostro viaggio nell'associazione Aldebaran finisce qui, naturalmente però non finisce nel mondo dell'associazionismo valdarnese. Nelle prossime puntate dell'anno 2014 continueremo ad analizzarle, a raccontarle e a parlare di loro. Per stasera è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.